Buongiorno ragazzi, oggi, perdonate la mia voce, ma mi sono appena svegliata. Oggi è esattamente una settimana dalla gara. Oggi è domenica e la gara sarà domenica prossima. Oggi niente cardio perché ieri e oggi facciamo due ricariche in prova di settimana prossima. Perciò ieri ho fatto la ricarica, oggi niente cardio, oggi nemmeno ricarica anche oggi. Ho dovuto fare le fotografie e basta, poi dovrò fare le fotografie anche domani e poi mando tutto quanto al mio coach Kyle. Che bello, oddio, che sonno. Adesso vado giù e faccio colazione. Tra l'altro, piccola parentesi, io in pre-gara, succedeva anche l'anno scorso, mi riempio di botte. Allora, vabbè, io di mio ho la tendenza ad andare a sbattere un po' ovunque, soprattutto in palestra. Questo qua, per esempio, è il bilanciere quando faccio l'hip thrust. Ho la tendenza ad andare a sbattere ovunque ed essendo tipo pre-gara, molto sensibile alla mia pelle, guardate, soprattutto questa, mamma mia. Però niente, questa. Mamma mia, se sono magrina. Aiuto. Andiamo a fare colazione. Allora, per metà mattina ho fatto un po' di latte montato a schiuma con il mio fantastico montalatte e adesso lo aggiungo qua al caffè. E mi sono dimenticata di registrare, cioè volevo registrare un full day of eating, mi sono dimenticata di partire con la colazione, perciò vi faccio vedere cosa ho fatto in realtà a colazione. Ultimamente, per cambiare in alternativa al mio porridge, sono ossessionata. Ho sbagliato. Ho preso il Nutella Biscuit. Sono ossessionata ultimamente con la crema di riso. Di solito avevo preso quella della Plasmon, questa qua della Mellin, nel reparto bimbi. In alternativa al porridge, ho fatto 35 grammi di questa, sempre con 60 grammi di albume mescolato, come quando faccio il porridge, però crema di riso. Con un pochino di proteine in polvere e burro d'arachidi, quella era la mia colazione. Penso che la mangerò anche a merenda, quindi vi faccio vedere, però ecco, ci tenevo a farvelo vedere perché nuova scoperta, Clara, la mia amica, quella che era nei vlog, anche nei vlog scorsi, fa i vlog anche lei su YouTube, non so se la conoscete, Clara Monaco, lei mi ha sempre detto che la crema di riso era la fine del mondo. Io sono sempre stata un po' scettica perché per me esisteva solo il porridge e l'avena. Invece da quando l'ho provato ho detto, ma sai che non è male? Quindi colazione ho fatto appunto crema di riso, adesso mi faccio il cappuccino e ci vediamo dopo. Allora, eccomi, ho passato la mattina a mandare i programmi alle mie ragazze, per le ragazze che appunto avevano l'aggiornamento o il nuovo programma di allenamento da fare e adesso faccio la riunione con la mia assistant coach, la mia coach, seconda coach del team Artemis Physique praticamente. Se mi seguite su Instagram sapete che ho portato sullo staff, in staff, come si può dire? Nello staff di Artemis Physique, una seconda coach che è Chiara e sono super super contenta. Vi lascio il suo profilo Instagram qua. E appunto lei è la seconda coach di Artemis Physique, quindi il team si sta espandendo e visto che comunque io voglio garantire ad ogni ragazza che lavora con me il giusto tempo e la giusta attenzione, ho deciso di portare Chiara nello staff, nel team, in modo da poter seguire altre ragazze, anche lei è fantastica, ha una formazione assurda, ne ho già parlato su Instagram, se volete andare a vedere il post che ho fatto, ha un curriculum fenomenale e soprattutto è specializzata in trattamento di edema, circolazione, inestetismi a livello delle gambe e quindi se delle ragazze hanno una determinata problematica da quel punto di vista, Chiara è la persona più ideale per loro, perciò sono contentissima perché penso che porterà tantissimo valore aggiunto al team, alle ragazze che lavorano con noi, perciò sono veramente veramente contenta. Come sempre vi lascio sempre il modulo qui sotto se volete entrare nel team di Artemis Physique e lavorare con me e con Chiara. Adesso la sto aspettando appunto così poi facciamo la seconda in realtà riunione di team. Ah, sono esaltata, Artemis Physique sta crescendo. Ho tantissimi progetti in serbo per l'anno prossimo e quindi che bello, che bello, che bello, che bello. Ciao. Ciao. Ti presento a YouTube se vuoi. Buongiorno. Il pranzo, allora, due filetti di orata fatti da mia mamma nel forno con timo e scorza di limone. Verdure e un po' di gallette di riso perché oggi si ricaricano i carboidrati. E come dolce una galletta con il burro di nocciole tostate e cioccolato fondente di Bulk Powders, che
perché è la fine del mondo. Un piccolo consiglio: quando dovete pesare tipo le creme, i burri, così, io lo metto sulla bilancia, poi metto su zero così me lo tara e poi peso in negativo. Per esempio, tolgo il cucchiaio e devo pesare, non so, 10 grammi, faccio che tipo che vada a meno 10, perché appunto pesa in negativo. Ta-da! Allora, una cosa che vi consiglio un sacco è tagliare la frutta, tipo queste che sono le banane, e metterla in freezer. Io adesso ho come snack appunto questa qua che è mezza banana, perché l'ho già mangiata un pochino, surgelata, tipo sono dei dolcettini gelati, freddi, tipo gelato. Fantastico. A volte la metto anche tipo nel porridge caldo, così si scioglie. È la fine del mondo. Mi esalto per una banana congelata, tipo un gelatino, vi giuro. Provatelo e fatemi sapere. Così vengo. Come merenda ho fatto la crema di riso con 10 grammi di panna montata ed è la stessa cosa senza la panna che ho fatto a colazione, quindi almeno vi ho fatto vedere cosa ho fatto anche a colazione. Ta-da! Giuro che la crema di riso è una nuova scoperta, approvatissimo. Ora mangio che sennò mi si scioglie la panna. Allora, mi è appena arrivato un mega pacco di Bulbadas e quindi ho pensato di fare l'unboxing, visto che è un po' che non faccio un unboxing di Bulbadas e me l'avete richiesto. E visto che appunto mi è arrivato questo mega pacco, adesso vi faccio vedere la grandezza. E quindi adesso vado a prendere la forbice e vi faccio vedere cosa ho ordinato. Come sempre vi lascio il link qui sotto di tutti i prodotti che ordino, appunto il link diretto se volete provarli, e il codice AliceFit25, che è il codice del 25% di sconto su tutto il sito, a meno che non ci siano sconti maggiori, nel senso che se c'è già lo sconto, non so, del 40%, del 70%, il mio codice non funziona perché è solo del 25%. Però, come vi dico sempre, se volete passare dal mio link mi supporta, a voi non cambia nulla a livello di ordine, però se volete supportarmi, se volete supportare il canale, per me significa tantissimo, eventualmente fatemi sapere così vi posso ringraziare. Adesso vediamo cosa ho ordinato. Allora, eccoci qua. Prima di tutto proteine vegane perché stavo finendo le proteine, quindi ho dovuto fare un mega ordine di rifornimento. Allora, queste qua sono al gusto caramel latte, che è il mio preferito in assoluto, quindi questo. E il secondo gusto preferito è banana caramello. Eccole qua. Io adoro le proteine vegane da mettere nei pancake perché penso che si cuociano molto meglio, scusatemi la voce, si cuociano meglio per fare i pancake rispetto a quelle normali, infatti le uso per questo più che altro. Poi, come vi dicevo, ho dovuto fare ordine di proteine perché stavo finendo, quindi queste che sono le whey al gusto birthday cake, che sono uno dei miei gusti preferiti in assoluto. Gusto caramello salato. Ultima ossessione, l'ho scoperto qualche ordine fa e da allora sono state tipo, boh, veramente, le ho finite tipo in 2 settimane, no dai, 2 settimane non però quasi. Poi, gusto cioccolato e biscotti, che è praticamente il classico, cioè questo qua è uno dei più buoni perché
Umberto, che è il mio amico appunto, quello che vedete ogni tanto nei video, dice che sanno di Nesquik. Non lo so, perché io non mi ricordo il Nesquik, però sono buone, cioccolato, biscotti, top. E questo, un altro go-to, cioccolato e cocco. Direi che con questi gusti, cioè questi sono i miei preferiti in assoluto, insieme a cioccolato e caramello. Quindi cioccolato e cocco, cioccolato e biscotti, cioccolato e caramello, caramello salato e birthday cake sono i miei gusti preferiti. Poi ho preso le palline proteiche al cioccolato fondente perché era una vita che non le ordinavo, e tipo la mattina nel porridge o nello yogurt greco sono la fine del mondo. Poi greens, pesca e mango, perché se mi seguite sapete che ogni mattina io prendo i greens con l'acqua ghiacciata. Il porridge proteico al caramello, che penso sia uno dei prodotti più buoni di Brook Brothers in assoluto. Anche questo l'avevo finito, perciò ordinato. Altre proteine al gusto fudge alla banana. Queste non le ho mai provate, perciò vi farò sapere come sono. Ora veniamo alle barrette marca Munch, solite. Allora, questo barretta al gusto cheesecake al lampone, birthday cake, cioccolato e caramello. E poi volevo provare i nuovi gusti che vi ho già fatto vedere su Instagram, se non sbaglio, questo tiramisù e questo qua che si chiama Heavenly Chocolate Honeycomb, non so, questo qua. E quindi voglio provarli, sono i nuovi gusti, mi ispira un sacco quella al tiramisù soprattutto, quindi vi dirò. Poi volevo prendere un paio delle barrette, quelle vegane, al cioccolato e cocco, che anche queste qua sono buonissime. Tutto qui. Poi, essendo in definizione e mangiando low carb, ho preso il riso, quello di Konjac, che non è male. Ne ho preso un po'. Poi, come integratori, gli Omega 3, come sempre, Omega 3 della linea Pro. Tutti i giorni anche questi, i brownies vegani, questi qua sono buonissimi al microonde, 30 secondi si sciolgono, sono la fine del mondo. Poi altre barrette Macro Munch, Rocky Road e cioccolato e biscotti, perché non mancano mai. Poi qua ho preso le spezie più buone in assoluto, che sono pomodoro ed erbe, sono tipo piccantine e sono le spezie preferite anche di mia mamma, quindi ne ho prese due. Sono buonissime tipo sul pollo, sulle frittate anche. E poi vediamo cosa c'è qua dentro, perché è stranissimo. Ecco, non mi ricordavo. Ovviamente ho preso l'albume, infatti mi sembrava strano, cioè mi sembrava pesante. Ho preso la bottigliona di albume perché io utilizzo l'albume in quantità industriale, perciò non mi ricordavo neanche più. Perciò ho preso praticamente 6 litri di albume, così almeno non ci devo pensare, è anche a lunga conservazione, quindi tada! E niente, quindi questo era il mio mega ordine di bulk powders. Adesso sistemo tutto e ci vediamo dopo. Per farvi capire la situazione, devo sistemare. Quante belle cose, però vi giuro. Adoro. Per cena, classica frittata di albume, perché siamo tornate qui in appartamento e non c'è praticamente nulla, quindi frittata di albume con un paio di spinaci e dopo finisco con la crema di riso. E niente Nutella, ma solo crema di riso. Qui per concludere il full day of eating, crema di riso, ormai basta. Non ha battuto il porridge, però è quasi a pari merito, con poco poco burro. Ta-da!